Sardo in Moldavia, qua siamo alla mia clinica. In questo video ti spiego qual è il segreto per avere un sorriso perfetto, naturale. Nessuno te lo dirà perché tutti dicono delle cose che non sono propriamente vere. Come vedi, al mio policlinico qua in Moldavia abbiamo uno studio fotografico interno al policlinico. Questo è importantissimo perché fare i denti perfetti significa, come oggi ti spiego, replicare la natura. Il primo esercizio che gli artisti fanno, i migliori artisti che riescono a replicare la natura, è fare i ritratti di sorrisi naturali. In questa lavagna io tengo scritto per il mio team quelle che sono le regole auree da rispettare se si vogliono ottenere dei denti perfetti. La natura è una composizione macrodentaria rispettata, ovvero noi quando sorridiamo, per esempio questo qui è il sorriso del paziente, questo è il labbro inferiore, questo invece è il labbro superiore, abbiamo incisivi laterali, centrali, canini, che stanno dentro a degli spazi, per esempio incisivi centrali, laterali e poi ci sono i canini. Questi spazi sono stati codificati, ovvero noi sappiamo che un sorriso deve avere praticamente gli centrali in questa posizione, i laterali in questa posizione, i canini in questa posizione. Molti confondono i denti perfetti con i denti naturali. Al mondo esistono due scuole chiamiamola bellezza. C'è quella americana e quella europea. In Europa la bellezza è la naturalezza del sorriso. In America la bellezza è la perfezione del sorriso. La verità, dopo tutti i viaggi che ho fatto in giro per il mondo, ho girato il mondo già quasi due volte, sono andato dai migliori del mondo, ho collezionato più di 3.000 anni di esperienza andando direttamente dai migliori al mondo, facendo a loro le domande, facendo con loro i training e portandomi dietro il loro bagaglio, accumulando anche il loro bagaglio di esperienza. La verità, tutto quello che ho scoperto te la dirò in questo video. Ti anticipo giusto qualcosa, la perfezione non esiste, ok? Partiamo da questo presupposto, che la perfezione non esiste e che il bello è negli occhi di chi guarda, nel senso io posso andare dal miglior parrucchiere e chiedergli vorrei i denti belli. Quante probabilità avrò di avere un taglio di capelli che mi farà felice? Più delle volte una su 10, se ci va bene. Perché ciò che per lui è bello, per me può non essere bello, perché non rispetta i miei canoni. Tieni conto poi che rientra poi in chi guarda l'asimmetria. In genere chi si guarda allo specchio. Prova tu a fare un esperimento. Guardati allo specchio, scattati una fotografia, confronta quello che vedi con lo specchio, con la fotografia, vedrai due persone completamente diverse. Questo è un piccolo esercizio per dire come delle volte la specularità può cambiare completamente la percezione di quello che guardiamo, il ribaltare quindi la realtà. La perfezione, come ti dicevo, non esiste. La bellezza viene influenzata dalla cultura. La cultura, diciamo, tutto quello che si è depositato nella testa di una persona che gli fa credere che quello è bello. Da qua nascono anche certe patologie oppure certe persone che per esempio non si piacciono. Capita spesso che noi facciamo i denti che sono naturali, però il paziente ha un'idea di bello differente, è difficile entrare nella testa del paziente. La miglior cosa per essere dei dentisti e soprattutto degli odontotecnici, avere un laboratorio odontotecnico che fa i denti che piacciono al 90% della popolazione è replicare la natura. Replicare la natura significa fare dei denti realistici, iperrealistici. Fare dei denti perfetti è facile, basta farli tutti uguali, tutti speculari, tutti bianco, senza profondità, senza traslucenze, senza imperfezioni. Quando li metti in bocca, il paziente lo guardi, sembra che hai denti di plastica. Quando invece noi andiamo a creare dei denti realistici, quando noi stiamo all'interno a dei parametri di asimmetria,
di tolleranza della simmetria. Se noi tiriamo una linea sul nostro viso, lato destro, lato sinistro, 90% della popolazione hanno una asimmetria dei due visi di circa il 4%. Questi sono degli studi che sono stati fatti. La natura è imperfezione, non esiste un albero in natura che è esattamente speculare, non esiste un essere vivente che è esattamente speculare, non esiste una pietra che è esattamente speculare, non esiste per esempio una... che ne so, il cielo pure non è speculare. Immaginate un mondo speculare, ci sarebbe da impazzire, ok? Sembrerebbe veramente artificiale il mondo. La realtà è che tutto è armoniosamente imperfetto. Ti ho appena dato il segreto per il sorriso naturale perfetto. Composizione macrodentaria deve essere rispettata. Poi bisogna creare delle micro asimmetrie, massimo del 4%. Si è visto che poi se noi facciamo delle rotazioni, degli incisivi laterali, abbiamo un sorriso estremamente sexy. Se noi abbiamo poi delle differenze di altezza tra i denti destra e sinistra, che chiaramente devono rientrare all'interno di questo 4%, abbiamo un sorriso che si nasconde. Cioè nessuno ti verrà mai a dire: ma hai fatto i denti, sono i tuoi questi denti? Perché la gente ti guarderà e dirà: sono dei denti veramente naturali, non credevo che avessi i denti rifatti. L'arcata, l'asse dei canini deve essere diverso, puoi avere un asse di un canino così e uno leggermente più inclinato. Questa è la norma, la regolarità delle cose. Guarda il mio sorriso, ti metterò la foto del mio sorriso qua sotto, noterai che il mio sorriso tutto naturale e imperfetto. Lato sinistro e destro del mio sorriso è diverso, però questo lo rende iperrealistico. La realtà è imperfezione, imperfezione, rotture, crepe, microfratture dello smalto oppure superfici di abrasione dello smalto. Se noi andiamo a vedere il viso di una persona, noterai che un sopracciglio è sempre più alto dell'altro, noterai che la linea degli occhi è sempre leggermente più storta verso un lato o verso l'altro. Il mio naso non è dritto, il mio naso è storto, ok? Il mio naso tende da questo lato, tende, ma questo lo rende estremamente naturale. Forse si capisce che il naso mio è storto perché va oltre il 4%, ok? Ciò che è veramente sexy, ok, è il sorriso naturale. Il sorriso è sexy quando è imperfetto. Il sorriso è naturale ed trasmette quindi salute quando il sorriso è imperfetto. Amati come sei, se hai tutti i denti e li vedi imperfetti. Io sono una persona, per esempio, che non crede nell'allineamento dentario perché tutti i denti devono essere un po' storti. Ok, se l'allineamento, se l'essere storti è veramente patologico, che crea delle disfunzioni alla mandibola, all'articolazione, che crea dei problemi di abrasione precoce dei denti, se crea fratture sui denti perché siamo oltre quel 4% di asimmetria, di imperfezione, allora lì occorre intervenire in maniera terapeutica con l'apparecchio. Tutto ciò che è ortodonzia solamente per un problema non funzionale ma psicologico, a mio parere è come andarsi a fare i tatuaggi sul braccio, che okay? Sono delle volte delle cose irreversibili che uno sceglie in un periodo della sua vita perché non si sente a suo agio. In quel caso il mio consiglio è: vai da uno psicologo, parla con qualcuno che fa questo di professione nel risolvere questi problemi, non sfogare in trattamenti ortodontici che poi bastava semplicemente andare a lavorare su delle cose più interne a se stessi per arrivare ad accettarsi così belli come siamo. Quindi la naturalezza è imperfezione, armonia imperfetta. Io sono Dottor Palmas e iscriviti al gruppo Riabilitazioni Estreme della Bocca, entra a far parte di questo fantastico gruppo dove ci sono migliaia di pazienti che io ho curato questi anni, e guarda le fotografie che caricheremo oggi sotto a questo post, perché stiamo per fotografare tutti i denti dei nostri dottori. Ti sfido a trovare un sorriso perfetto. Un saluto da Dottor Palmas.